Lorenzo, una tripletta oggi che non è bastata, è arrivata una sconfitta contro la Grecia, una partita molto, molto nervosa, molto tesa. Sì, diciamo che è stato un assaggio di quello che ci aspetterà al quarto di finale. Ora purtroppo siamo un po' in balia degli altri risultati, ma non ci deve spaventare niente, perché per il cammino che abbiamo intrapreso dall'inizio, e un passo falso, se possiamo chiamarlo così, con la Grecia, anche se è stata una partita tosta punto a punto e poi alla fine sono stati più bravi loro, ma noi, come ti dicevo, ora aspetteremo la partita di stasera che ci dirà chi sarà la nostra avversaria al quarto. Ti chiedo l'atmosfera di uno stadio con 13.000 persone a vedervi, come l'hai vissuta, Ina? Ma diciamo che ho rivissuto un po' i momenti del primo mondiale a Budapest, quarto di finale con l'Ungheria, perché mi sono tremate le gambe appena sono entrato sul piano vasca, perché è una cosa incredibile, assurdo, e ci dovrebbero essere molte più partite così, ma purtroppo sono un po' contingentate. Però giochiamo per questo, e essere qua, poter partecipare a questo torneo meraviglioso è stupefacente. Grazie.